Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Siphon Filter, sempre nei panni di Gabriel Logan, sempre a Dublino, in Irlanda, molo superiore. Gabe ha trovato e fermato quattro dei camion dell'ARM che trasportavano i contenuti col virus, ma ne rimangono altri due e non ha idea di dove possano trovarsi. Gabe ha chiesto a Maggie di ordinare alla sua squadra di sparpagliarsi per il molo in cerca degli obiettivi. Arrivano richieste d'aiuto via radio. Il miglior agente di Maggie, Nigel Cummings, è bloccato dal fuoco dei cecchini nel molo a nord. Gabe deve arrivare laggiù il prima possibile. Quella zona è un labirinto di container, un posto perfetto per nascondere un camion. Gabe sa di non avere molto tempo. Agente abile come Russell? Non fare lo spiritoso, Logan. Cummings è uno dei migliori agenti ed è un ottimo tiratore. Devi aiutarlo a raggiungere l'ultimo camion. E quindi cominciamo subito benissimo con una missione di salvataggio. Peccato che la Spider mi sta iniziando a tradire, cioè mi sta iniziando a finire perché è un'ottima arma. Ma porca troia! Scusa, dove cazzo è sto Cummings? Ai. Niente, vuol dire che devo andare allora dall'altro lato. Scusa, ma il nord. Ah, ma è perché qua è lui. Ciao amico. Maggie mi ha detto che saresti arrivato. L'intera squadra è stata eliminata dai cecchini. Stammi vicino, siamo entrambi fregati. Pronto? Muoviamoci. Mai se non collaboriamo. Queste casse sono un maledetto labirinto. Cerca di non perderti. Se magari ti muovessi. Quanto è forte. Spider OP. E purtroppo sta per finire la magia. Cioè, devo stare anche attento perché se mi passa davanti lui lo sciotto. Qui c'è il camion. Questo è l'ultimo camion, facciamolo saltare. C'è un cambio nei piani, Logan. Maggie mi ha appena chiesto di portarlo dentro. L'MI6 vuole analizzare il virus. Abbiamo un mare di uomini alle costole. Trasportarlo è pericoloso. Voglio provare. Vai al cancello, guido io. Se Maggie ha detto così. Contenuto dell'ultimo camion. Penso di sapere chi è il contatto della ARM. Esatto. Praticamente ci ha tradito. Esatto. Molto
Molto bene, li abbiamo fermati, Gabe. Questo è l'ultimo virus. Non ancora, ma vedrai tra un momento. Esatto. Qui in questo caso andiamo avanti, perché questo era soltanto un piccolo frammento, diciamo, della missione precedente. In realtà dovrei collegarlo, dovrei unirlo alla missione precedente, ma preferisco essere più sequenziale. Conobbi Benton nell'87. Ero un ranger dell'esercito e pattugliavo i confini fuori Kabul. Benton disse di essere un agente della CIA, è così? Sì, la CIA programmava una spedizione di armi oltre confine per aiutare i ribelli. Io dovevo proteggere il convoglio. Poco dopo il confine ci trovammo sotto una pioggia di fuoco. Delle forze sovietiche? No, afghane. Benton mi disse che era un gruppo autonomo che voleva impedirci di raggiungere Kabul. L'attacco spazzò via tutta la mia squadra, tranne Benton e il mio caporale, Ellis. Fummo noi tre a far avanzare l'unico camion rimasto. Benton guidava, Ellis era l'esperto in demolizioni e io facevo la scorta. Ero determinato ad arrivare a Kabul. Bellissima questa missione. Ci troviamo nel deserto di Kabul, in Afghanistan nel 1987. Camion di munizioni dell'esercito. Deposizione di Logan dal verbale del congresso. Dopo che il nostro convoglio era stato spazzato via, mi fu ordinato di andare in avanscoperta per liberare la strada mentre Ellis rimaneva vicino al camion. Qualcuno, forse ribelli afghani o sovietici, aveva minato la strada e solo Ellis era in grado di disinnescare le cariche. Avevo perlustrato la zona alcuni mesi prima, perciò sapevo che il deserto era pieno di trincee e tunnel e che la strada passava di fronte ad una roccaforte in rovina, un tempo usata come quartier generale. Speravo solo non avessero fatto saltare il ponte a nord. I dati indicano una grossa zona minata. Bene. Tu rimani al camion e tieni libera la strada. Io provvederò alla copertura. Il camion ha subito danni minori e il motore si sta surriscaldando. Proviamo comunque a raggiungere Kabul prima possibile. Mettersi in posizione e mirare al camion. Logan, un'altra imboscata! Niente, non spara, ha deciso che non deve sparare. Vabbè, io non ho parole, ragazzi. Non ho completamente parole. Quei mortai stanno concentrando il fuoco sulla nostra posizione. Esatto, dobbiamo eliminare i mortai. Il problema è che io ora da qua non ci posso andare, se non sbaglio. Ah, c'erano le gallerie. Stanno concentrando il fuoco sulla nostra posizione. Sì, c'era la galleria, c'era la trincea qua che dovevo usare. Porca. Eccolo qua, perfetto. C'era il tunnel che mi portava là dietro. Ecco, vedi, qua mi spunta il primo.
Ma porca puttana, ma perché non spara? Cioè, guarda. Strada libera, pronto a muovermi. Cioè, me lo mira, me lo tiene fisso in mira e niente. E non spara. Esatto, vedi, qui c'erano tutti i mortai. E ora dobbiamo tornare indietro e continuare a scortare il cane. Ok, dobbiamo piazzare ora l'esplosivo. E se non sbaglio là dentro c'era il giubbotto antiproiettile. Perfetto. Yes. Sta missione in realtà è carina. Se non fosse per alcune robe che sono un po' scomode, come altro del resto. Il cecchino mi ha inchiodato, muoviti! Ecco, qua c'è il cecchino. Qui intanto abbiamo disinnescato. Ecco, io ora devo passare praticamente da qua, in modo tale da non farmi vedere. E poi eliminarlo. Una trappola classica. In cima e probabilmente anche sui sostegni. Io ovviamente ho disinnescato già l'esplosivo sotto, quindi ora tocca soltanto a lui disinnescare quello sopra e poi possiamo passare. Ok. Lì c'è un altro esplosivo. Un'altra mina. Dammi qualche minuto e guardami le spalle. Esatto, qui invece classica copertura. Qui diciamo che basta girare tondo e sparare e non dovrebbero esserci grossi problemi. Si può anche sparare alla mina per far scoppiare tutto in realtà e fare un parametro di missione fallito, eccetera eccetera, che diciamo le prime volte potrebbe anche essere divertente. Ok. Ci attaccano da fianco.
qui adesso c'è una bella trappola. No! Ma mi ricordavo di poter salire. Aia, puttana Eva. Sì, vabbè, ma... Puttana miseria. Oddio. Che poi tra l'altro quello passa avanti. Oh no, il culo cagato. Cioè, passa avanti e il camion qui se passa avanti ti investe. Non gliene frega un cazzo, eh. Cioè proprio passa avanti spedito così, normale. No! Fate saltare il recinto così possiamo passare. Esatto, questo era l'ultimo. Fortunatamente. Benissimo. Raggiunta la città, lasciai Ellis e Benton al camion e andai a perlustrare il tragitto. Fu lì che incontrò Liang Xing per la prima volta? Stava per cadere in un'imboscata dei sovietici. Le salvai la vita. Per ringraziarmi creò un diversivo per farmi entrare in città. Lungo la strada verso il luogo dell'appuntamento c'erano altri guai. Carro armato in avvicinamento, provo a sbarazzarmene. Voi state qui col camion, al momento giusto vi farò un segnale. Esatto. E qui c'è un altro guaio. Quindi c'è un altro pericolo, ovvero il carro armato, che è una sorta di mini boss, ma lo faremo nella prossima, perché già qua abbiamo registrato abbastanza, quindi grazie per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!